Oggi pronto soccorso di tutta Italia per il ritorno delle infezioni da Covid e il raggiungimento del picco influenzale soffrono il fenomeno del sovraffollamento. Significa che il numero di accessi in pronto soccorso supera di gran lunga la disponibilità di risorse logistiche e di personale. Per tutelare la salute dei pazienti e il lavoro degli operatori ed evitare gli accessi impropri al pronto soccorso, è necessaria la collaborazione responsabile dei cittadini. In questa stagione la maggior parte delle febbri è da addebitare a infezioni virali che non richiedono trattamento antibiotico, ma solo cautela e riposo. Il pronto soccorso non deve e non può in alcun modo sostituire il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta, che sono degli ottimi professionisti in grado di fornire cure altrettanto adeguate ed efficaci, ovviamente in condizioni di non urgenza o emergenza, e che hanno il grandissimo vantaggio di conoscere il paziente meglio di qualunque altro medico. Pertanto il consiglio è di recarsi al pronto soccorso solo per le condizioni di particolare gravità. Un corretto utilizzo del pronto soccorso aiuta a salvare delle vite. Farlo funzionare correttamente dipende da tutti, dipende anche da te. Seria Tours vi invita dal 29 marzo al 1 aprile a trascorrere la Pasqua in provincia di Trapani per scoprire luoghi davvero affascinanti e seguire le manifestazioni religiose più famose della Sicilia. Il programma prevede il viaggio in pullman privato, 3 notti presso il suggestivo Baglio Santa Croce, un'antica dimora splendidamente ristrutturata e circondata da un giardino lussureggiante, la mezza pensione con bevande, le escursioni a Trapani, Marsala, Erice, Macari e San Vito Lo Capo, il pranzo di Pasqua e una degustazione del couscous di pesce. Il tutto a 400 euro a persona in camera doppia. Guarda il programma sulla pagina Facebook dell'Area Tours o chiedilo direttamente in agenzia. Bentrovati amici, eccoci l'appuntamento con l'informazione di Teleiblea canale 89. A parte, diciamo, la questione meteorologica, noi facciamo sempre un piccolo accenno, è tornato un po' il freddo, ma è giusto, ha piovuto anche, e questo è molto importante perché in Sicilia, dalle nostre parti, ma anche un po' nel centro della Sicilia, effettivamente c'è stato un po' di pioggia. Non credo che possa avere risolto il problema della siccità, ma è anche vero che il presidente Schifani ieri aveva già indicato un commissario per l'emergenza idrica, parliamo di Dario Cartabellotta, un uomo che dal punto di vista dell'agricoltura ne capisce molto, anche perché è un dirigente ma anche un esperto a tutti gli effetti. Allora, il caso della, diciamo, della protesta degli agricoltori, come avete visto, si è un po' sopita. È stata offerta poca roba agli agricoltori, ma abbiamo visto che quando le proteste durano molto, alla fine i fronti si spaccano, perché o si fa davvero qualcosa di eclatante per cui si blocca e succede quello che succede, oppure poi la gente se ne va a casa perché devono lavorare, devono guadagnare. Allora, uno che davvero di agricoltura ne capisce è senza dubbio l'onorevole Francesco Aiello.
è stato anche assessore all'agricoltura. Ed è stato assessore all'agricoltura in un periodo in cui lui era all'opposizione, ma fu chiamato proprio perché era un tecnico. E credo che Ciccio Aiello sia davvero un esperto del mondo dell'agricoltura. È stato presente ai tavoli, eccolo, proprio questo volevo vedere, ai tavoli organizzati da Territorio sabato e domenica a Chiaramonte Gulfi. Abbiamo centellinato un po' le interviste, perché ne abbiamo fatte tante, su temi molto importanti. Allora, oggi chiediamo proprio a Ciccio Aiello, che su questa storia credo ne sa davvero tanta, di dirci cosa si dovrebbe fare. Ascoltate, perché quello che dice Aiello è oro colato, che poi non si mette in pratica è tutt'altra cosa. Vediamo. Io ringrazio gli organizzatori di questa iniziativa, il Movimento Territorio, Mario Cutello, Nello De Pasquale, perché un pomeriggio è stato, ma intenso, produttivo, che ha consentito ad amministratori locali di discutere degli enti locali. Io ho preferito, ho scelto il gruppo tematico dell'agricoltura. Mi trovo a mio agio, sono le mie due gambe, agricoltura e ente locale. Ho scelto questa sera l'agricoltura. Con un gruppo di operatori, di produttori, di esperti di problematiche agricole, è stato molto bello, perché tu discuti con una linea concorde a individuare la soluzione, la strada da percorrere, e comprendere anche che siamo in grande difficoltà, il mondo agricolo frammentato. Da qui nasce il mio appello alle organizzazioni agricole e ai comitati spontanei. Guardate che così ci sbaragliano, ci fanno fuori. Cioè, questo sta facendo un appello a quelli che oggi stanno manifestando, cercando di fargli capire. Organizzazione. Sento, ascolto, vivo con i movimenti, all'interno dei movimenti c'è molta rabbia, disperazione, c'è difficoltà, e quindi la polemica è forte, ma dobbiamo riflettere, perché soltanto l'unità del mondo agricolo e dei territori, mondo agricolo e territori, quello che c'è nei territori, cioè le nostre città, le nostre comunità, debbono ricombattarsi e non frastagliarsi gli uni contro gli altri, scagliarsi e così via. Abbiamo bisogno di riacquistare forza ed energia per poter individuare i punti d'attacco, che non può essere, scusatemi, l'IRPEF data così come si dà il pane ai cani. Neanche ai cani si dà così l'IRPEF, e abbiamo finito come se la questione agricola oggi in Italia, in Europa, sia quella del piccolo contributo dell'IRPEF, e fanno veramente ridere. E la PAC in discussione, e il ruolo dei grandi gruppi della distribuzione nei rapporti con i territori, i mercati, l'apertura ai mercati mondiali, la concorrenza sleale, il tema dei prezzi all'origine, il tema dei prezzi al consumo, di capire quello che mangiamo, quello che compriamo, che non io non io che... Però, onorevole, io tu dici le cose sante, ma perché non le capiscono? Cioè, è possibile che siamo gli unici che diciamo queste cose? No, non le capiscono, perché l'urgenza della crisi, la difficoltà aziendale ti porta a dire malaritte tutte cose, insomma, ti porta a dire, e non solo, ma si è perduta fiducia nel corso degli anni, dei decenni, la gente protesta, nessuno le ascolta, vanno avanti a tappe forzate, fanno la legge sulla la politica, è la politica. La politica, e da questo punto di vista la politica in parte è stata complice di questo processo. In parte si credono moderni, che il mondo è universale, e quindi mentre io arrivo alla produzione con le stagioni, con le giornate, tu mi fai entrare quello che già produce dall'Argentina o dal Brasile o dal Marocco o dalla Tunisia, il dumping rispetto a chi? Ma scusa, i produttori italiani a chi pagano le tasse? Dove pagano le tasse? Le pagano al governo italiano, alla nazione italiana. E allora tu non mi puoi introdurre concorrente, non mi puoi fare lo sgambetto mentre io sto lavorando, eccetera. Ci vuole più ordine. I green corridor che sono stati approvati, chi li controlla in sede comunitaria?
c'è una commissione di monitoraggio delle quantità di merce che entra rispetto a quel prodotto a livello continentale. Lo sappiamo quello che entra mentre io sono in produzione, e chi mi garantisce che i prezzi non debbano cadere perché state facendo entrare l'inferno da altri paesi del mondo dove si usano prodotti chimici che mi avete proibito? Scusa, quando tu proibisci di usare un prodotto chimico stai tutelando il consumatore, salute, soprattutto la salute, ed è giusto, è importante, però entra il prodotto dove questa cosa si usa e non lo ferme. Però onorevole, il problema è questo: oggi a Palermo che c'è a dire alla regione, che cosa gli diremo? Che debbono fare il loro dovere, che debbono intervenire, avere un'idea dell'agricoltura siciliana e dello sviluppo di questa agricoltura, dove sono arrivate, hanno bisogno di associarsi, hanno bisogno di sostenersi, hanno bisogno di OP che non siano finzioni cartacee, pacchiappare i denari dell'Unione Europea, la dovete finire, perché con le cose cartacee e mendacee non c'è aggregazione commerciale. La riforma della grande filiera, la regione che deve ritornare a occuparsi con i piani di sviluppo territoriale, già i bandi PSR, fate i bandi senza quote, e come ci può arrivare una piccola e media impresa? Con due progetti grandi si prendono l'intera misura, ma come si può ragionare e continuare in questo modo? E quindi io convido, perché c'è il pendolo oscilla. C'è stato il tempo della separazione dei comitati spontanei, ora deve ritornare il tempo dell'unità. Questo è l'appello che qui da questa assemblea di territorio io voglio dare, per quello che posso, per quello che posso dire al mondo agricolo. Dobbiamo ricomporci, individuare gli obiettivi e muovere la grande forza delle campagne, altrimenti ne piglio una scuzzettata. Dicevo, quello che ha detto Cicciaiello è oro colato, ma io ho anche alcune altre piccole contestazioni, perché alcuni hanno detto che questo problema della concorrenza non è nulla. Mi ricordo un'intervista che abbiamo fatto anche a chi si muove fuori dal nostro ambito, perché è vero, ci sono vari livelli. Chi è a un livello maggiore perché esporta prodotti di alta qualità, di nicchia, e li va a presentare per dirti a Berlino, lì non sono più i 50 centesimi che contano, perché è chiaro che quello è il prodotto di nicchia. È come se tu compri le borse di una grande firma, vanno 8.000 euro. Dici, ma la borsa d'anda 8.000 euro, ma quella è un'altra cosa. Cioè, non puoi paragonare alla borsa che ti compri qui nel negozio che c'è magari in via Roma, che con 150, ma se vai dai cinesi lo compri anche a 20 euro, attenzione. Quindi questo fatto della concorrenza io credo che dovrebbe essere guardato molto, e dovremmo anche fare molta attenzione a come si comporta la grande distribuzione. Non è una perdita di tempo, la grande distribuzione è il cuore, soprattutto la grande distribuzione che opera localmente, e questa è una cosa che dobbiamo capire. Se io ho una grande distribuzione locale, perché non prendo i miei prodotti invece di andare a prendere quelli dall'Olanda, per dire. E parliamo di infrastrutture, perché stamattina è uscita questa notizia del ponte, ma ora lascerò la parola a Peppe Rizzo. Però Aricò, che è l'assessore alle infrastrutture, ha detto: ma guardate che noi, per quanto riguarda le infrastrutture, avremo tanti soldi, ma anche qui ci vuole molta faccia a pensare che 1 miliardo siano tanti soldi. Allora, noi ci siamo fatti dare 6 miliardi, 1,3 miliardi lo diamo per il ponte, 800 milioni li facciamo per i termovalorizzatori, restano 1,3 miliardi euro per le infrastrutture. Ma come si può pensare che con 1,3 miliardi si risolve il problema? Ma che vuoi risolvere tutto quest'anno? È chiaro che sono soldi che arrivano ogni anno, ma se non c'è un progetto e non incominciamo a capire quali sono le strade da fare, le ferrovie da fare, perché le 13 ore Trapani-Ragusa esistono sempre. Dunque,
Però la notizia di oggi è proprio sul ponte, che come si dice, manco è nato, no? E già è stato criticato, ma a questo punto c'è già in mezzo la magistratura. Ho chiesto a Peppe Lizio di indagare su questo argomento del ponte e dell'inchiesta. È notizia di oggi su tutti i giornali, su tutte le testate online e anche dei telegiornali, dell'apertura di un fascicolo da parte della Procura della Repubblica di Roma sul ponte sullo stretto, sul ponte di Messina. Un fascicolo però contro ignoti e senza ancora ipotesi di reato. Tutto parte da un esposto presentato il primo di febbraio dai segretari del Partito Democratico, dalla Schlein, da Bonelli, dei De Verdi e dalla Sinistra Italiana. In questo esposto si evidenziano alcune criticità che, a parere dei tre esponenti politici, meritano un approfondimento da parte della magistratura. Innanzitutto su come è stato l'iter amministrativo che ha portato alla rinascita della società dello Stretto di Messina, alla caducazione del contenzioso che era in atto tra lo Stato e la società Stretto di Messina e anche per quanto riguarda anche il consorzio Eurolink, che era quello che si era aggiudicato i lavori tanti anni fa. Ma la parte forse un po' più corposa, se vogliamo dire, di questo esposto è anche quella sull'iter della rivisitazione del progetto, perché a dire delle forze politiche di opposizione è passato pochissimo tempo, forse un giorno, tra che l'accordo è stato siglato tra Stato, la società di Stretto di Messina, e che poi è stato presentato il progetto rivisto. E quindi si dice, allora vuol dire che prima della sottoscrizione dell'accordo vi era stato un lavorio, incontri che avevano portato già ad assicurare al consorzio Eurolink che sarebbero ripresi i lavori. Quindi si vuole mettere un bastone tra le ruote a quell'iter che il ministro Salvini, che vediamo qui in foto, ha voluto fortemente in questi mesi. Chi vi parla si è già occupato di ponte sullo stretto in alcune puntate negli anni precedenti ed è favorevole al ponte. E qui devo dire la verità, mi sembra che si vuole bloccare l'iter amministrativo per la creazione del ponte sullo stretto attraverso un uso strumentale della magistratura. Ma questo è un paese, il nostro, dove di solito la magistratura certe volte veramente si muove ad orologeria. In questo caso i Verdi li posso anche capire, però per esempio sul Partito Democratico comincio ad avere veramente dei seri dubbi. Qual è il motivo principale per cui non si vuole il ponte? Da parte dei contrari al ponte, oggi c'era una bellissima immagine che prego la regia poi di mandare in onda, si dice che appunto questa è un'opera inutile. Ecco l'immagine, vedete, tra la Sicilia e Calabria c'è la strada sterrata e solamente il pezzettino sul ponte è asfaltato, come a dire che tra in Sicilia e in Calabria vi è il nulla di infrastrutture, di rete ferroviaria, di rete viaria, e avremmo poi solamente il ponte. Io capisco questa posizione da parte dei contrari, dei denigratori del ponte, però a mio modesto avviso, l'ho già detto in altre puntate, come vi dicevo, in questo caso lo so, è un'ingente spesa di soldi pubblici, perché parliamo di oltre 14 miliardi, però se non ora quando, perché è un'opera che veramente può diventare strategica e essere di volano poi per tutto un discorso economico. Basti pensare a quello che possono essere i nostri porti siciliani, che in questo
tutto periodo, ormai da sempre, vedono passare i grandi cargo nel canale di Sicilia e non si possono fermare perché non ci sono porti e soprattutto poi non c'è una rete che porti stradale che porti subito le merci al nord Italia. Il ponte sarebbe uno di quei volani anche per il sistema portuale, però non voglio qui aprire una polemica tra pro e contro ponte. In questo momento mi limito a quello che è la notizia di oggi, torno a ripetere, non capisco perché si voglia sfruttare solamente un discorso di magistratura per bloccare l'iter. Il ministro Salvini è intervenuto subito con una dura presa di posizione, sostenendo che il ponte è un diritto dei siciliani, è un diritto degli italiani, e solamente in Italia la sinistra è sempre contraria a fare le grandi opere, a fare la TAV, a fare le reti ferroviarie, eccetera. Lui si erge a paladino del fare, e io questo lo posso anche capire, considerato anche il fatto che siamo praticamente in campagna elettorale per le europee, e di questo viene accusato anche il ministro Salvini da Sinistra Italiana e dai Verdi, dicendo che questa opera la vuole solamente Salvini per fini prettamente elettorali, perché lui ha un problema nei confronti di Fratelli d'Italia e anche di Forza Italia, perché i sondaggi non sono molto favorevoli per la Lega, e quindi questa promessa di posti di lavoro, questa promessa della grande opera del ponte fa parte di un pacchetto di promesse elettorali che comunque secondo le opposizioni sono deleterie. A me devo dire la verità che già il fatto che vi sia un fascicolo aperto senza ipotesi di reato e contro ignoti mi fa capire come questo esposto non abbia un grande costrutto sotto un profilo giuridico, e quindi è solamente un atto dovuto da parte della magistratura. Ovviamente seguiremo l'iter, perché la magistratura deve fare il suo corso e noi siamo sicuramente molto attenti a quello che si andrà via via sviluppando. Alla prossima puntata. Pietro, Giorgio, la merenda! C'è un formaggio che col suo cuore dolce piace tanto ai bambini. Un formaggio che, col suo animo raffinato, rende speciale ogni occasione. Un formaggio che col suo carattere un po' piccante piace ai nostri nonni. Ragusano DOP. Oggi come ieri, mette d'accordo tutti. Ok, parleremo ancora di infrastrutture fra qualche minuto, perché parleremo anche dell'aeroporto di Agrigento e con anche i risvolti con l'aeroporto di Comiso e di Catania. Invece parliamo di politica, perché vi dicevo c'è questa novità che riguarda Sud chiama Nord, che ha strutturato il movimento praticamente in partito in tutta la Sicilia, ma anche a Ragusa. Sabato c'è stato questo incontro, c'è il nuovo coordinatore che abbiamo chiamato al telefono. Vediamo. Avevamo già detto nei giorni scorsi che ci saremmo occupati del nuovo coordinamento provinciale del
movimento, anzi ora forse del partito, Sud chiama Nord, visto che c'è un tesseramento, c'è un coordinamento principale, Paolo Monaco, coordinatore, è un partito ormai questo, o mi sbaglio? Buonasera direttore Papa e un saluto anche ai telespettatori. Io intanto la ringrazio per l'invito, assolutamente confermo che ormai Sud chiama Nord è una realtà, è un movimento politico, abbiamo i nostri eletti alla Camera e al Senato durante le ultime elezioni politiche, oltre alla deputazione e alla rappresentanza regionale presso l'Assemblea regionale appunto. Quindi è corretto. Quindi siamo di fronte ad un partito, ma lo dico perché sai ci sono i malepensanti, cose, lasciamo stare. Allora, qual è ora il progetto? Perché ci sono le europee, non ci sono le provinciali, forse c'era molto interesse per le provinciali, ora non ci sono. Cosa farà il coordinatore? A cosa mira ora? Innanzitutto, direttore, devo precisare che nella quasi totalità dei casi, nelle varie province, soprattutto siciliane, coloro che adesso hanno costituito i circoli territoriali cittadini, veniamo tutti da un'esperienza civica, siamo quasi tutte liste civiche. E quindi questa è una premessa, non proveniamo, certamente, moltissimi certamente. Casi non proveniamo da apparati di partito di altre esperienze, quindi questo è un aspetto fondamentale. Oggi ovviamente siamo un movimento politico, credo che bisognerà intervenire nelle città e nei comuni dove magari non siamo riusciti a essere presenti. Sono pochi in provincia di Ragusa, sono sostanzialmente 4. Per quanto riguarda Scicli, Chiaramonte Gulfi, Acate e Santa Croce Camerina. C'è stato un piccolo problema su Vittoria, di fatto credo che nel giro di qualche settimana si costituirà e verrà formalizzato anche il coordinamento cittadino di Vittoria, solo per un disguido di numeri minimi di caricamento. Ma lì avete un assessore che ha aderito, scusa Paolo, a Vittoria c'è l'assessore che ha aderito, quindi siete strutturati in qualche modo, è giusto? Tra l'altro a Vittoria sì, risultano e ci sono iscritti un assessore che è anche consigliere comunale, oltre un altro consigliere comunale, sono entrambi iscritti al movimento, al nostro interno li definiamo soci ambasciatori perché ricoprono un ruolo all'interno di un ente locale come il comune di Vittoria in questo caso, quindi è una pura formalità e non siamo riusciti a formalizzare per un discorso del fattore tempo. Ecco. Siamo sicuri che in tutta la provincia avrete consensi, ma ecco, questo movimento che ha un leader che si chiama appunto Cateno De Luca, qualcuno pensa che in verità sia fatto solo per spingere la candidatura di Cateno a presidente della regione. In verità non è così, voi avete una voglia di fare politica locale, di cambiare qualcosa localmente. Per quanto riguarda le future scadenze elettorali, credo che ancora sia prematuro. Ovviamente quello che registriamo è che l'attuale opposizione del governo Schifani è rappresentato assolutamente dai gruppi parlamentari di De Luca, oggi Sud chiama Nord, del PD e del Movimento 5 Stelle. Quindi questo è quello che ci accomuna a livello regionale sicuramente. A livello locale ci sono tante variabili, ci sono tante situazioni, in alcuni comuni siamo all'opposizione, in altri siamo in amministrazione. Quindi credo che noi portiamo avanti un ragionamento di l'esempio che ci dà Cateno di buona amministrazione. Quindi le realtà locali ovviamente saranno valutate da caso a caso, direttore. Ecco, solo per fare due esempi. A Ispica siete in opposizione. A Ragusa dovreste essere in maggioranza. Ti risulta questo? Allora, io ovviamente fino ad oggi non mi sono occupato di Ragusa, non avendo appunto questo ruolo. Anche perché pensavamo, poi chiederemo il ruolo di Saverio. Ecco. Allora. Quindi concludo dicendo che io oggi sono stato consigliere comunale, sono consigliere comunale a Ispica, quindi non avevo nemmeno titolo ad occuparmi di Ragusa. Certo, ovviamente adesso, da oggi, il movimento
si è strutturato in tutta la provincia, quindi credo che come partito e movimento anche a livello provinciale affronteremo tutte le questioni, tutti i comuni, quindi anche magari la realtà di Ragusa. A Ragusa noi siamo presenti in maggioranza nell'amministrazione del sindaco Cassì, l'abbiamo sostenuta durante le ultime elezioni amministrative, siamo presenti con un nostro consigliere comunale che è l'amico Saverio Buscemi e con l'amico Andrea Di Stefano che in giunta rappresenta il nostro movimento, che è l'assessore Di Stefano appunto. Quindi diciamo che dovrai valutare, vedere un po' come vanno le cose, perché a Ragusa c'è molto fermento dal punto di vista politico fra i movimenti, i partiti, è stato sempre un punto interrogativo questo del governo di Cassì. E senti, l'ultima domanda. Ecco, Saverio... No, direttore, mi scusi, noi non valutiamo movimenti, noi siamo fermi dove eravamo, ecco, i movimenti degli altri magari ne prendiamo atto se ci sono movimenti altrui, noi diciamo siamo fermi nelle nostre posizioni, sia come Sud chiama Nord, convinti e rappresentanti di tutto il movimento di Catena De Luca, che è il nostro leader qui in provincia, quindi in tutte le realtà comunali. Per quanto riguarda la città di Ragusa, siamo a sostegno dell'amministrazione Cassì, siamo in amministrazione, come dicevo poco fa, quindi non mi risultano cambiamenti in tal senso. Ha ragione Paolo, essendo ora il nuovo coordinatore deve imparare a barcamenarsi, magari in altre occasioni sarebbe stato più pungente, ma è giusto che sia così. Allora, la chiudiamo questa intervista. Lei fa il suo lavoro, direttore, la capisco, quindi va bene. Ognuno fa il suo lavoro, tu fai il consigliere, fai il coordinatore, io faccio il giornalista. Ti avrei voluto portare in una piccola polemica, ma non è il caso, ci sarà il tempo per farlo, perché come ho detto manca questa elezione provinciale che sarebbe stata davvero un banco di prova per capire come andavano le cose. Va bene, allora in bocca al lupo, vediamo cosa riusciamo a fare, perché secondo me c'è tanto da fare da Ragusa a Ispica e a tutta la provincia, stiamo bene ma potremmo stare meglio, è giusto? Assolutamente, direttore, ogni realtà è diversa l'una dall'altra e affronteremo il tutto. Ma potremmo stare meglio. Cerchiamo di non lamentarci, direttore. Bene. Grazie. Allora, grazie Paolo Mola che l'abbiamo sentito, ma poi sentiremo un po' quando riuscirà anche a inquadrare bene tutta la realtà e avremo occasione per risentirlo. Grazie Paolo, ci sentiamo con le prossime interviste. Ciao. Buona serata. Bene, bene, in gamba l'amico Paolo Monaca, e chiaramente io cercavo di sfriculiarlo un po' sulla questione Ragusa, perché voi ricordate ormai l'annosa vicenda, io partiti non ne voglio, ma Sud chiama Nord, era già un partito da prima, aveva un deputato, un senatore, insomma, quindi è chiaro che era un partito. Ma queste cose verranno fuori dopo, io non voglio ora criticare l'amministrazione, già ho detto che impegnarsi per 20 anni è troppo, ma non ne voglio parlare ogni sera. Invece c'è il consigliere Bennardo che dice, ma scusate, lo sapete che a Marina di Ragusa ci vengono tanti camperisti? Io sono favorevolissimo al camper, perché ho iniziato la mia vita di viaggi facendo, no, il camperista non c'erano allora, parlo degli anni 70, c'era Massimo la roulotte, no? E la tenda, quindi sono stato un appassionato di campeggio con la tenda, quindi credo che sia una buona formula turistica con le sue limitazioni, con i suoi, e credo che sia giusto trovare degli spazi adatti, perché non è bello vedere lungomare 15 camper posteggiati. Troviamo gli spazi adatti. Non so il piano regolatore, perché oggi andremo ad affrontare questo argomento fra breve del piano regolatore, e io voglio vedere come farà il sindaco Cassì a dire per il turismo abbiamo pensato
a questo, quindi più spazi, più alberghi. Io la penso così, non mi interessa il 2043, mi interessa ora. Se in 3-4 anni facciamo un po' di posti letto, crescerà il turismo. E a proposito di turismo, non c'è dubbio che noi purtroppo abbiamo una limitazione, che è quella delle strade, lo abbiamo visto. E l'unica cosa che ci permette di essere, diciamo, alla stregua degli altri è l'aeroporto, l'aeroporto di Comiso. Vi ricordo che domani alle ore 21, se tutto va bene, ci sarà l'intervista con l'amministratore unico della SAC. Dico se tutto va bene perché è una intervista che facciamo via telefono, non è qui, non vuole venire qua, io l'avevo invitato a venire in studio, sarebbe stato molto meglio, la faremo per telefono, quindi vedremo che cosa ne verrà fuori. È anche vero che la questione Comiso deve essere risolta in qualche modo, non possiamo continuare ad avere un moribondo per strada, cioè amabile, o ci staccamo la spina o gli diamo o gli facciamo il trapianto e lo facciamo salvare. Non possiamo continuare in questo modo, anche perché io ho visto un po' i dati, no? E insomma, gli ultimi 4 anni c'è stata il Covid, ma non abbiamo superato i 300.000 passeggeri. Attenzione, che vuol dire 150 che arrivano e 150 che tornano, più o meno, si fa così, fra arrivi e partenze. È l'unico aeroporto d'Italia che è andato in calo nel 2023, un motivo c'è a dire. L'unico, tutti gli altri sono cresciuti. Poco, ma l'unico che è calato è Comiso. Qualcuno questa colpa la deve avere. Poi si parla anche di questa vicenda dell'aeroporto di Agrigento. Pare che l'ENAC abbia detto ok, ma io sono favorevole, perché una città come Agrigento, con tutto quello che ha, ha il diritto di avere un aeroporto. Ci mancherebbe altro. I collegamenti brevi, porter, sono sempre utili. Per andare invece lontano, Catania si sta ammazzando perché vuole la pista, sta spendendo 500 milioni di euro perché deve fare gli intercontinentali. Ma ieri ne abbiamo parlato, ma questi intercontinentali quanto incidono sull'economia di questo territorio? Quanta gente va ogni giorno da Catania o da Palermo a New York? Perché se tu vuoi fare l'intercontinentale, presumo che lo vuoi fare continuamente, non solo in estate, perché solo in estate è un lesciure, è un piacere, ne divertiamo, ma se tu spendi questi soldi per fare gli intercontinentali, cazzarola, devi sapere che c'è un traffico straordinario. Allora, abbiamo intervistato, perché ne avevamo parlato ieri, l'intervista l'hanno fatta gli amici di Agrigento, ma io ho pensato bene di andare direttamente a sentire il responsabile sales della vendita della Neos, che ha questo volo che praticamente è un charter, cioè un volo che funziona in estate in date preordinate, quindi non è come il Roma-New York ogni giorno e cose del genere. E io non credo neanche si possa fare il Catania-New York ogni giorno. Bisogna avere anche capire la realtà. Ora, se noi dobbiamo cambiare tutto e spendere 500 milioni, che chiaramente sarà divertente spenderli, ma vale la pena. Allora, sentiamo questa intervista e subito dopo ci sarà un'altra intervista di Gianni Papa che parla di musica. Con questo io ringrazio gli amici della Neos e speriamo che vadano sempre meglio. Grazie per l'attenzione, ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Questa è Teleiblea. E allora approfondiamo questo tema che è molto interessante, i voli intercontinentali dalla Sicilia. Abbiamo problemi con il ponte, ma riusciamo a volare in America. Con noi c'è Elisa Speziale, sales manager della Neos. Ne abbiamo già parlato ieri per l'appuntamento di Agrigento per presentare questi nuovi voli, oggi a Catania. Allora, Elisa, intanto com'è andata a Catania? C'è interesse? Sì, grazie innanzitutto di questa opportunità. Sì, c'è interesse, è stato un meeting davvero, davvero vivo
pieno di interesse sia di operatori a going che incoming, e quindi insomma si aspettava questo collegamento ormai da qualche anno e finalmente l'abbiamo ripristinato, seppur al momento con una stagionalità un po' ridotta, ma insomma è un buon inizio. Ecco, l'avete già fatto, ma ho capito, no? Altri anni avete fatto questo. Che traffico c'è? Perché la Sicilia fa 5 milioni di abitanti, quindi quasi una nazione. Che traffico c'è per gli Stati Uniti? Allora, il traffico su questa rotta è un traffico misto di outgoing e incoming, e devo dire con una percentuale sicuramente più alta di traffico incoming. La Sicilia sicuramente ha un appeal molto forte per gli americani, che la scelgono sempre più numerosi come meta di vacanza, vari tipi di vacanza, dal ritorno alle origini alla scoperta proprio del territorio, e quindi diciamo che se devo fare una valutazione, e lo stiamo riscontrando anche nelle nostre prenotazioni, oggi abbiamo un 60-70% di prenotazioni di interesse che arriva dal mercato statunitense, e un 30% di traffico in uscita dalla regione. Comunque è assolutamente interessante, e ci interessa andare a catturare il loro interesse, comunque la loro presenza sulla nostra operazione. Ecco, che cadenza avrà questo volo? Quando inizia e che cadenza? Il primo volo sarà il 9 di giugno dall'aeroporto di Palermo. Voleremo da Palermo due volte a settimana, la domenica e il martedì, mentre da New York il sabato e il lunedì. Certo, perché quindi al 9 giugno l'aereo arriva e poi deve partire, quindi c'è il tempo, esatto, di un giorno di differenza. Che aereo, esatto, è? Cioè, si tratta di fare sempre 8-9 ore di volo, no? Si tratta di fare 8-9 ore di volo con un aereo di ultima generazione, con il massimo comfort che si possa trovare sul mercato negli ultimi tempi, quindi con un Boeing 787 Dreamliner configurato in doppia classe economica e premium, con tutti i comfort che un aereo di questo tipo può offrire. L'aereo ha una tecnologia all'avanguardia, per cui un volo effettuato su questo aeromobile non ha paragoni rispetto a quello che si facevano sugli aerei di vecchia generazione, quindi sicuramente un comfort a tutti i livelli, arricchito da un servizio che offriamo di alta qualità. È un servizio che ci contraddistingue ormai da un ventennio. Siamo riconosciuti sul mercato italiano come vettore che offre un servizio di alta qualità, e gli americani anche stanno imparando a conoscerci. Scusa Elisa, una cosa importante, intanto non so se si può dire, perché poi i calcoli sono, ma ecco, io voglio andare, quanto mi costerebbe il prezzo più o meno, dammi un'idea. Ma allora dipende tantissimo dalla data di partenza, certo, e dal tipo di tariffa, certo, che si va a selezionare, perché ovviamente abbiamo dalle tariffe dalle più restrittive a quelle più permissive, quelle includono o non includono bagaglio. Certamente abbiamo scelto per il mercato italiano un tipo di pricing più accessibile a quello che è lo spender appunto italiano, e invece posizionato i prezzi sul mercato americano a un livello appunto accessibile e consono a quello che è il target appunto che raggiungiamo negli Stati Uniti, quindi dipende appunto tantissimo dalla data. Vabbè, insomma, con un migliaio di euro ce la faccio, con un migliaio di euro andata e ritorno, in alcune date anche meno, anche meno. Allora, qui il concetto, entriamo su un altro discorso, ma non ti voglio tirare per i capelli. Ecco, secondo te basta un volo, basta un intercontinentale da Palermo, o ci vorrebbe anche un intercontinentale da Catania? È sufficiente un intercontinentale per questa isola, o secondo te ce ne vorrebbero di più perché il traffico è numeroso? Beh, diciamo che prima di parlare di più frequenze probabilmente bisognerebbe parlare di allungamento della stagione, quindi oggi arriviamo sul mercato con un'operazione che è giugno-settembre, ovviamente il nostro investimento come sempre siamo stati abituati a fare a piccoli passi, e quindi iniziamo con un'operazione così, con una stagionalità abbastanza ristretta.
il primo obiettivo è quello di allungare la stagionalità, sarebbe l'ideale riuscire a prendere tutto il periodo primaverile autunnale se non arrivare addirittura alle festività natalizie. Quindi il primo obiettivo che porrei come sfida, diciamo, sia nostra personale come vettore, ma anche al trade, sia americano che italiano, è provare a allungare la stagionalità e quindi concentrare iniziative e politiche commerciali sulle spalle di stagione. Quindi diciamo che non è un volo business, è soprattutto un volo vacanze, origini e cose del genere. Cioè non è abbiamo tanta gente in Sicilia che va a New York ogni settimana per fare un po' di business. Esattamente, bisogna puntare un po' a quello. Siamo il vettore di riferimento nel mercato leisure da più di 20 anni, parte del più grande gruppo turistico italiano, il gruppo Alpi Tour, e comunque la nostra caratteristica è quella. È vero, sono voli di legno a tutti gli effetti, ma la componente leisure è quella che ci caratterizza molto. Quindi dobbiamo puntare i vari segmenti di mercato americano e italiano, siciliano, che possono aver interesse in questo volo e andare a intercettare tutti quei segmenti, quindi dal ritorno alle origini a invece americani di origine che vogliono scoprire il territorio. E non dimentichiamoci poi che il nostro volo avrà anche una componente cargo, sarà importante per le terre siciliane poter esportare il proprio prodotto tramite il nostro volo, quindi il nostro volo è a disposizione anche delle aziende del territorio. Bene, l'ultima domanda, questa è tecnica per quanto riguarda le agenzie, il volo si trova sui GSA, c'è un GSA o si trova sui sistemi di prenotazione, bisogna telefonare, come si fa? Sul sito? Il volo è prenotabile, sì, il volo è prenotabile dall'Italia sul nostro sito www.neosair.it e sui GDS Amadeus e Sabor. Abbiamo strutturato le tariffe con delle tariffe andata e ritorno e delle tariffe one way, ovviamente con un vantaggio nell'acquisto dell'andata e ritorno, e appunto come dicevo prima con una struttura tariffaria che consente la scelta della tariffa dalla più restrittiva e senza l'inclusione del bagaglio a quella più permissiva e con il bagaglio incluso. Con un supplemento più che ragionevole si può accedere all'upgrade al nostro servizio premium. È un servizio premium che ha una qualità di servizio superiore rispetto allo standard, alla media. Offriamo un servizio sia terra che a bordo assimilabile a quello di una business, pur essendo una poltrona di premium che ha comunque un buon recline, leg rest e tutti i comfort per un volo di questa durata. Va bene, io credo che possa bastare, grazie della disponibilità, in bocca grazie al lupo. Io sono convinto che dalla Sicilia ce ne sono tante persone che vogliono andare in America e sarebbe anche interessante promuovere in un certo modo, perché noi abbiamo in testa il Catania-Roma New York, no? Magari uno con lo stesso tempo per andare a Roma, anche meno, va a Palermo e si trova con un volo in meno. Questo è importante. Va bene, grazie allora ad Elisa Speziale, in bocca al lupo. Poi grazie. Magari vedremo com'è andata quest'annata. Grazie. Benissimo, grazie ancora. In un contesto di incertezza e complessità, abbiamo guardato oltre le difficoltà e lavorato per sostenere i nostri valori, tenendo fede alle nostre promesse. Siamo stati innovativi. Investendo nei processi di digitalizzazione, abbiamo aumentato la qualità del servizio e semplificato l'accesso alle nostre piattaforme digitali. Abbiamo saputo cogliere le opportunità del PNRR. Con l'adesione al progetto Samo Trace e l'avvio dei lavori del Green Tech Mediterranean Innovation Hub, supportiamo la transizione tecnologica della Sicilia. Abbiamo confermato il nostro impegno per un futuro più sostenibile, grazie agli accordi per le forniture di energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e alle iniziative per la tutela ambientale del nostro ecosistema. Abbiamo ottenuto risultati concreti, dimostrando di essere una realtà solida, affidabile e produttiva. Ma soprattutto siamo stati presenti sul territorio, vicino ai nostri clienti e ai nostri partner, attraverso momenti di incontro, condivisione e impegno fattivo. Con il vostro sostegno abbiamo costruito nuovi orizzonti. Adesso camminiamo insieme verso la banca del domani.
CER, compagnia per l'energia rinnovabile a Ragusa nella zona industriale. Il benessere ambientale per noi è sinonimo di benessere sociale, perché abbiamo a cuore la salute del pianeta. La CER, nel suo sito industriale di Ragusa, si avvale delle migliori tecnologie per produrre energia rinnovabile. Gli impianti progettati e realizzati, grazie ai costanti investimenti nel campo della ricerca, garantiscono il raggiungimento degli obiettivi più attuali, come lavorare in sicurezza, produrre a basso costo e risparmiare energia. CER è leader in Sicilia nel fornire energie rinnovabili per migliorare il mondo in cui viviamo. Come vedete alle mie spalle l'ospite di stasera è un signore che si occupa di riunire un certo numero di persone per farle suonare. Giovanni De Lo è un musicista ed è, credo, il presidente, se non vado errato, dell'associazione Shine, associazione musicale. Perché abbiamo il piacere di averlo qui con noi? Perché questa associazione Shine, oltre a promuovere la conoscenza, la diffusione, i corsi per i giovani e roba simile, a fine anno o comunque in un periodo verso fine anno, cosa fate di importante? Beh, verso fine anno accademico o fine anno solare, organizziamo un evento, spettacolo. Non ci piace chiamarlo saggio perché non è un saggio. È un evento musicale, un evento in cui coinvolgiamo anche altre associazioni del territorio che si occupano di danza, di teatro e comunque altre forme d'arte, è dedicato di solito a un ente benefico o del territorio o nazionale. Quindi cerchiamo di mettere insieme il discorso prettamente musicale con diciamo brani arrangiati ogni anno a secondo un tema specifico e in qualche modo la promozione di alcuni valori. Fermo, benissimo. Intento quanto mai lodevole. La domanda è, questo non saggio spettacolo finale, cosa c'è? Una parte cantata, una parte musicata, una parte recitata? Come si sviluppa di solito? Prevalentemente è uno spettacolo musicale in cui ci sono i soci dell'associazione che si esibiscono o suonando o cantando, a volte facendo entrambe le cose, perché molti dei nostri associati suonano più strumenti musicali e quindi hanno modo di formare piccole band, piccole formazioni e quindi esibirsi. Perfetto, suonando. In questa situazione Shine, ci sono i componenti, cosa sono, di tutte le età, solo giovani, com'è? Sono di tutte le età, abbiamo bambini dai 4 anni in su fino a persone anche di 85 anni. La cosa quindi avrei ancora tempo se volessi parlare qualcosa. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quello che ci piace è creare momenti di aggregazione e quindi benvengono. Una cosa molto divertente è che l'anno scorso abbiamo avviato la musica d'insieme e in una classe c'erano appunto adolescenti e persone molto più mature che hanno riscoperto, gli adolescenti in qualche modo acquisiscono l'esperienza dei grandi e i grandi la freschezza. C'è questa osmosi. Esatto. Allora, l'ultimo che avete fatto di questo spettacolo, così, spettacolo musicale, di cui fra breve uscirà il tutto, il, diciamo, il filmato e tutto quanto, a chi è stata dedicata la raccolta? L'ente? Allora, sì, l'ente che abbiamo scelto nel 2023 è la Onlus Così Come Sei. È una onlus che si occupa di ragazzi diversabili. Alla Chiesa del Preziosissimo Sangue, lo so. Esattamente, sì. E fa, diciamo, un lavoro lodevole, appunto, accompagnando i ragazzi nel loro percorso. Perfetto. Di vita. Allora, Giovanni, dico una cosa. Oggi, sinceramente, in questo mondo, dopo essere stati indegnamente bombardati da Sanremo, no? Che è una cosa, e senza voler entrare sul discorso quale musica meglio o peggio, io che sono, vista l'età, sono cresciuto a Jack Brel, Guccini, eccetera. Beh. E che le amo tutte, tranne purtroppo, non è colpa mia, il rap. Cioè, il discorso di un'associazione musicale che cerca di insegnare la musica viene facilitato o è ancora più difficile? Beh, diciamo che i talent hanno un po' creato una situazione difficile, nel senso che i ragazzi pensano che si può fare successo nell'ambito musicale velocemente. E questo un po' ha insegnato la TV. Non Ma in ogni così. Campo di vita ormai pensano che sia così. Esatto.
Non è così, lo sappiamo benissimo, il percorso musicale è un percorso molto impegnativo. Noi non per caso abbiamo scelto l'anno scorso, lo spettacolo si chiama Le note del cinema, perché abbiamo voluto prendere i temi importanti delle colonne sonore e quindi distanziandoci da quello che può essere anche la musica pop. Anche se sono stati scelti dei brani pop, ce ne sono di bellissime anche pop, esatto, utilizzate nelle colonne sonore, e quindi questo ha richiesto da parte dei ragazzi un impegno notevole, ad esempio andare a riarrangiare per chitarra elettrica un brano di John Williams, Star Wars, Jurassic Park e così via, riarrangiati con orchestra, oppure riandare a prendere, che so, dei brani pop e farli totalmente in acustico. Quindi comunque cerchiamo di spingere i ragazzi a analizzare, prima c'è tutta la parte di analisi della musica naturalmente, e andare poi ad affinare quanto più possibile, distanziandoci da quello che possono essere appunto i talent, Sanremo e così via. È business quello, non lo voglio criticare assolutamente, però il percorso che facciamo noi è diverso, ecco. Allora, la domanda è questa: visto che abbiamo notato che praticamente è un discorso che vale per tutta l'età, sono curioso di sapere se c'è una differenza di sesso, cioè se ci sono più ragazzi o più ragazze, più uomini o più donne. Ma a volte c'è, ma poi si bilancia, diciamo, non è, forse i ragazzi sono un po' più, diciamo, disposti a imparare gli strumenti, invece le ragazze sono un po' più disposte al canto. Al canto. Sì, ci sono pochi ragazzi che fanno canto e invece molti più maschietti che fanno strumenti musicali, questo sì. Curiosità, esiste anche la danza fra questi? Sì, noi non la insegniamo, ecco, non però nello spettacolo di fine anno ovviamente sì. Nello spettacolo di fine anno ovviamente sì, ogni anno scegliamo delle scuole, un anno abbiamo avuto anche la Moon Belly Dance di Taormina, per dire, quindi che si occupa di danze orientali, sì, perché per noi comunque il collegamento fra musica e danza è importante. Giovanni, però la domanda è un'altra: quando non fate, quando Giovanni Dall'Or non fa il... non cura questo spettacolo, non saggio finale, okay, quando non si occupa di insegnare dai 4 agli X anni, lui come musicista cosa fa? Ah, beh, grazie per questa domanda. Allora, io sono un compositore, quindi scrivo musica per film, cortometraggi, videogiochi, insieme a Vera Sorrentino, che è la mia socia ma anche compagna di vita, abbiamo lavorato per produzioni ad esempio per la Microsoft, per la Sony, abbiamo produzioni per Cinecittà World, scusa, mi sono confuso perché la produzione si chiama Jurassic World, è una trazione sì, multimediale a Roma, molto bella. Sì, no, l'ho sentita più di una volta. Perfetto, abbiamo lavorato per colonne sonore di film, fra cui ad esempio Cristiano Rolando Nessuno Nasce Infame, prodotto qui sul territorio, è distribuito su Amazon, quindi il nostro lavoro è principalmente quello, quindi nel settore della produzione audio e musicale. Benissimo, a questo punto andiamo verso la parte finale, cioè, la domanda è questa, curiosità, lo show di fine anno, diciamo così, quanto tempo occupa? Cioè, siccome è un lavoro complesso che comporta non solo più persone, ma anche più scuole, più generi e tutto, quando viene cominciato a preparare quello del 24? Ci abbiamo già iniziato. È normale, sì. Naturalmente i ragazzi, ad esempio, che fanno musica d'insieme, già hanno iniziato a settembre, certo, a preparare i brani. E noi scegliamo subito il tema. Non ve lo svelo quello futuro perché poi sarà una sorpresa. Ci mancherebbe. Però prima facciamo una bella riunione, mettiamo sul tavolo alcune opzioni e si sceglie un tema e poi sulla base di quel tema si sceglie il repertorio. I docenti bene o male hanno la loro libertà, però poi c'è un direttore artistico. L'anno scorso è stata Fabrizia Ruospo, qualche anno prima è stato Gianfranco Giummarra, un anno prima è stata Vera Sorrentino, quindi ogni anno nel team scegliamo un direttore artistico. E quindi sì, ci iniziamo subito perché più tempo abbiamo per lavorarci, certo, meglio viene il lavoro. Assolutamente. Le ultime domande sono mie curiosità personali. Lo strumento più amato tra quelli che uno deve provare a conoscere? Faccio arrabbiare qualcuno? No, però. No, non scherzo. Allora, io posso dare una risposta che è personale, naturalmente. No, no, ma insomma, gli allievi, quale strumento preferiscono? Il pianoforte e la chitarra sono i due strumenti più ricercati. Beh, era chiaro che il corno francese fosse meno seguito. Assolutamente. Sono due strumenti. Il pianoforte permette di avere di poter fare accordi e melodie contemporaneamente e ti dà una formazione anche in ambito proprio della teoria musicale molto ampia. Certo. La chitarra invece è facilissima da trasportare, quindi te la puoi portare anche al falò. Non si possono fare più i falò, diciamo, te la puoi portare anche alla scampagnata. Beh. E quindi i ragazzi sono attratti maggiormente da questo.
Ma me lo spiegate come si insegna uno a suonare la batteria? Sono stato sempre curioso. Certo. La batteria è uno strumento particolare che necessita anche di insonorizzazione e così via. E come qualsiasi altro strumento, ci sono gli esercizi, ad esempio su ogni singolo pezzo si fanno degli esercizi, c'è l'ascolto di brani e quindi la riproduzione, c'è la notazione anche lì, c'è lo spartito per la batteria. Molto lavoro sul campo, c'è lo spartito anche per la batteria. Certamente, c'è scritto dove la cassa, dove e viene orchestrata anche la parte della batteria. Assolutamente sì, certo. Proprio certo. Parlo ai compositori, vi mettete lì buoni buoni e fate l'orchestrazione per tutti. Assolutamente sì. Naturalmente poi a me come arrangiatore piace lasciare spazio ai musicisti, quindi do una traccia e poi dico guarda questo è un po' quello che deve fare la batteria, mettici del tuo, mi piace che ci mettano del loro. La creatività, benissimo. Esatto. Allora andiamo a chiudere, abbiamo avuto il piacere di avere con noi Giovanni Dalò, presidente di questa associazione Shine, che è ha come scopo, del resto è un'associazione musicale, la diffusione non della musica ma della cultura della musica innanzitutto, della pratica della musica e anche della creatività, come è il caso del presidente legato al mondo musicale. Io non posso fare altro che complimentarmi. Grazie. Contiamo prima o poi di avere il piacere di vedere il prodotto del lavoro del 2023 e siamo in attesa di uno che sarà sicuramente all'altezza, se non migliore, quello del 2024. Il 2023 l'avete fatto al Perracchio. Al Teatro Perracchio. Normalmente, pienissimo. Di solito in città, e questo anche perché so che avete riunito molte persone, 300-400 persone, ci vuole lo spazio. Esatto. Giovanni, ci diamo appuntamento alla prossima volta.